E se ieri erano un sacco di Tabata, oggi un Emom lungo, lungo, lungo. Riscaldamento di oggi, andremo a fare per 3 volte cosa? 10 step up down, poi facciamo 20 secondi di plank shoulder touch e concludiamo con 20 secondi di mountain climbers. Abbiamo detto tutto questo per 3 volte, dopodiché abbiamo un Emom da 20 minuti, 40 on e 20 off. Cosa vuol dire? Che all'interno di questi 20 minuti, per un minuto, faremo un movimento solo e lo faremo anzi per 40 secondi, maggior numero di ripetizioni possibile, poi avremo 20 secondi di riposo prima di passare all'esercizio successivo. Quali sono questi 4 movimenti? Il primo sono i toast to bar, quindi i piedi che vanno a toccare la sbarra, poi dopo vediamo bene nel dettaglio come fare ed eventualmente come scalarli. Poi abbiamo i box jump, poi abbiamo i wall walk, quelli sì che poi andiamo bene di nuovo a vedere dopo quali sono, e poi concludiamo con i push up. Quindi questi 4 movimenti andiamo a ripetere fino ad arrivare ai nostri 20 minuti ed ovviamente lo score di oggi è dato dal numero totale di ripetizioni complessive che abbiamo fatto di tutti i movimenti. Se ti manca ad esempio la sbarra e non puoi fare i toast bar o non hai un cubo sul quale saltare, non ti preoccupare, sotto nella descrizione del video, come ogni giorno, hai 3 modalità di allenamento. Quella appena descritta è la full equipment, poi ci sono le altre 2. Home equipment, se a tua disposizione hai una kettlebell, un dumbbell, quindi un piccolo peso. No equipment, se a tua disposizione non hai niente ma solo il corpo e la tua voglia di allenarti. Quindi ogni giorno, ovunque tu sia, puoi comunque sempre allenarti e scegliere la modalità di allenamento che preferisce, che si adatta meglio a quelle che sono le tue attrezzature. Per quanto riguarda il cash out di oggi, quindi l'ultima parte dell'allenamento di oggi, andiamo a fare un pochetto di stretching. Faremo un minuto di catcall stretch, poi passiamo a un minuto di cobra pose e finiamo sempre con un altro minuto di child pose. E quando siete super allungati e stretchati, riprendete il vostro cellulare prima di andare a fare la doccia, mi raccomando, andate sui social, mettete like, seguite Rider Instagram, Facebook, oltre a vedere tutto sul canale YouTube. Primo movimento, step up down, quindi andiamo ad appoggiare un piede sul cubo, spingiamo con la gamba in appoggio, saliamo anche con l'altra, stendiamo quindi caviglia e ginocchia anche ritrovandoci in piedi, poi andiamo a scendere ed alterniamo la gamba di salita, quindi una volta a destra e una volta a sinistra. Poi ci mettiamo a terra e andiamo a fare plank shoulder touch. Quindi corpo teso, puntiamo bene i piedi, mani sotto le spalle, chiudiamo bene l'addome e da qua mano destra che va a toccare spalla sinistra, cercando di mantenere soprattutto il bacino il più immobile possibile. Dopo plank shoulder touch, rimanendo nella posizione di plank, abbiamo mountain climbers, quindi portiamo le ginocchia al petto, andiamo ad alternare appunto le ginocchia al petto mantenendo sempre la spinta delle braccia. Movimenti che compongono l'Emom di oggi. Primo movimento alla sbarra, toast to bar, quindi ci appendiamo con le mani leggermente più larghe delle spalle, eseguiamo una holla, una superman, uno swing, dopodiché ginocchia al petto e andiamo a toccare con entrambi i piedi contemporaneamente la sbarra e ritorniamo in superman ed eseguiamo così un movimento successivo. Possiamo scalare il movimento se no con knee to chest, quindi le ginocchia al petto. Dopodiché abbiamo il box jump, quindi ci avviciniamo al cubo, eseguiamo un salto a pie pari sul cubo. Una volta atterrati, stendiamo caviglie, ginocchiando anche trovandoci in piedi sul cubo e poi ridiscendiamo dallo stesso lato dal quale siamo saliti. Dopo i box jump abbiamo i wall walk. Quindi dobbiamo coricarci a terra, mani sotto le spalle, piedi che toccano il muro. Da questa posizione qua dobbiamo spingerci via da terra, quindi facendo un push up, portiamo un piede sul muro, portiamo l'altro piede sul muro, dopodiché alterniamo mano e piede, quindi ci avvicineremo con la pancia e con il viso il più possibile al muro e nel momento in cui siamo in verticale l'unica parte del corpo che tocca il muro sono le punte dei piedi. Ridiscendiamo mantenendo il corpo teso, camminando quindi sul muro ed eseguiamo così delle ripetizioni successive. Dopo il wall walk abbiamo i push up, quindi coricati a terra, mani sotto le spalle, ci spingiamo da terra, corpo teso, arriviamo ad avere i gomiti bloccati, scendiamo piegando le braccia e ritocchiamo con petto e cosce il pavimento. Per quanto riguarda il cash out di oggi abbiamo da eseguire dello stretching, quindi un minuto di cat cow, ci mettiamo in quadrupedia, anche in linea con le ginocchia, spalle in linea con i polsi e da qua andiamo ad attivare l'addome spingendo verso l'alto
la lombare e le scapole e guardiamo verso il nostro ombelico e poi viceversa, apriamo il petto e guardiamo verso l'alto, quindi chiudiamo, spingiamo verso l'alto, avviciniamo il mento allo sterno e poi apriamo l'addome e andiamo a guardare in avanti o verso l'alto. Eseguiamo così un minuto di cat cow stretch. Dopodiché, finito il primo minuto, passiamo ad un altro minuto ed ecco cobra pose, quindi ci corichiamo a terra, da qui cercando di mantenere il più possibile il bacino vicino al pavimento, andiamo ad aprire l'addome, allontaniamo le spalle dalle orecchie, teniamo le scapole chiuse, allunghiamo così soprattutto la catena cinetica anteriore e per finire child pose, quindi ginocchia divaricate, punte dei piedi che si toccano, glutei a contatto con i talloni, braccia tese, fronte il più possibile vicino al pavimento.